Buonasera a tutti, buonasera, è arrivata anche la musica. Buonasera. Benvenuti al Teatro Testaccio, benvenuti per questo spettacolo, per questo scacco alla regina che è una bella prova da attori a cui abbiamo chiamato tutta la nostra compagnia di giovani attori, di allievi più o meno esperti che si conoscono, che entrano in relazione, che si mettono alla prova in ogni stagione con noi e questa volta abbiamo alzato l'asticella del rischio, come diremo anche nel corso dello spettacolo. È uno spettacolo tratto liberamente, ahimè, se volete prendervela con qualcuno per come ha scritto le battute, prendetela con me, ma tratto liberamente da una pièce veramente piena di pathos, di emozione, che è Il gioco delle parti di Luigi Pirandello. Tutti i nostri amici allievi si sono messi alla prova, hanno rischiato di più, hanno dovuto affrontare un percorso anche con se stessi diverso da quello che avevano affrontato nello spettacolo di metà stagione e quelli magari più leggeri delle stagioni passate. Questa volta danno vita a personaggi più complessi, a personaggi più emozionanti, a personaggi che li mettono più alla prova, anche perché devono mostrare maggiore controllo, maggiore consapevolezza gestuale, espressiva, mimica. Insomma, il percorso d'attore è un percorso di conoscenza di sé che va sempre avanti. Io mi auguro che apprezzerete, che vi divertirete nel senso artistico del termine a seguire questa storia agrodolce con un finale drammatico. Credo che apprezzerete anche il modo in cui i nostri amici attori, allievi riusciranno ad armonizzarsi fra di loro in uno spazio scenico non facilissimo da gestire. È una bella sfida e credo che tutti insieme avremo modo di verificare. Le vostre critiche, le vostre osservazioni saranno preziose come sempre per noi. Ora vi prego di divertirvi, di godervi questo spettacolo, spegnete i cellulari e buon divertimento. Ah, che pace! Senza isterismi femminili, solo con le mie passioni. L'arte, la musica, i miei scacchi. E una buona tazza di caffè. Quella non deve mai mancare. È una specie di consolazione. Consolazione da cosa? Dal vuoto. L'infinito vuoto e la mancanza di obiettivi. Cosa mi resta da ottenere da questa vita? Niente. Ho talmente tutto che non desidero più niente. Ma vi pare poco? Sapeste quanti desideri ho io? E che fatica per placare quelli di mia moglie. L'unico desiderio che mi è rimasto è quello di imparare a suonare il pianoforte. Chissà se ci riuscirò mai. Guarda, voi riuscite in tutto, basta che lo decidiate. Ecco, decidere.
Quello mi riesce ed è anche bene. A volte gli altri se ne lamentano, ma nella maggior parte dei casi sono felici quando qualcuno lo fa al posto loro. Ma io, da quando sono a servizio in questa casa, ho visto sempre le cose migliorare. A parte quel piccolo incidente. Intendi quando io e mia moglie siamo arrivati un po' ai ferri corti? Mi sembra di aver deciso per il meglio, no? Se lo dite voi, sarà senza dubbio così. Però, perfino la separazione. Meglio una tregua armata che una sfida all'ultimo sangue, vecchio mio. Sì. Cosa pensi preferiscano i soldati nelle trincee? La stasi, la tranquilla vita cameratesca o l'assalto alla baionetta, lo scontro? Lo scontro, la lite, la rissa persino, avrei preferito la sua calma glaciale. Calmati. Vuoi bere qualcosa? Qualcosa di forte? Un goccetto di questo. E questo? Un'orzata. La prendo nella ghiacciaia. Non nominare il ghiaccio. Mi fa venire i brividi come quell'uomo. Ma in realtà a me sembra un tipo molto comprensivo. Avevo tutto così chiaro. E ogni volta lui con i suoi ragionamenti mi confondeva le idee. E alla fine non sapevo nemmeno più che cosa volevo all'inizio della discussione. Io lo so esattamente cosa voglio e cosa volevo. Te! Ma non lo vedi che non ci sono? Sono fuori! Sei fuori, questo è evidente, sai? Sempre con quegli occhi addosso. Gli altri mi guardano e io me ne compiaccio. Ma cosa vedono? Cosa credono di vedere? L'involucro. Il pacchetto con il fiocco. Non mi pare poco. Ma dentro, dentro non lo sanno cosa c'è. E ora non lo so nemmeno più io. E la colpa è sua. Mi ha tolto ogni certezza. Anzi no, una ce l'ho. So per certo che la mia vita sarebbe migliore se morisse. Ma se non vi vedete mai? Viene qui mezz'ora al giorno, secondo i vostri patti. Poi se ne torna nella villa dall'altro lato della strada. Fa la sua vita e tu la tua. E è anche un po' nostra. Nostra? Ma se non abbiamo niente che non sia concesso da lui? L'appartamento, i mobili, perfino il tempo, l'aria che respiro mi sembra gentilmente concessa da lui. Io mi guardo allo specchio e... Ed è un bel vedere, mi pare. No, perché vedo il suo ghigno riflesso ovunque. Permesso? Amico mio, accomodati. Come stai? Io sto benissimo, caro Leonardo. Tu piuttosto, sempre chiuso in casa, solo con il tuo maggiordomo. Non ti senti un po' un ergastolano? Mi sento libero come l'aria, soprattutto adesso che la carceriera della mia anima non mi tortura più con le sue ansie, le sue insicurezze, i suoi sbalzi d'umore. Ma non potevi semplicemente accontentarti di farla dormire in un'altra stanza e ricavare un salottino al piano di sotto? C'è tanto spazio nel palazzo. E sottostare alle bugie e sotterfugi con cui tentava di imbambolarmi per incontrare i suoi amanti. E guarda che so esattamente chi erano. Ma su, Leo, non esagerare. Sembra che Silvia non abbia fatto altro. Qualcos'altro ha fatto. E gliene sono grato. Mi ha insegnato a reprimere i miei desideri. Prima ha iniziato negandomi il suo corpo, come ritorsione per ogni contrarietà. Poi la conversazione. E alla fine mi ha tolto la cosa più preziosa. Il suo sorriso. Che mi accoglieva e illuminava questa casa. Ammetterai che non hai un carattere facile. Vuoi sempre aver ragione. Io ho ragione. E sostengo le mie posizioni con fatti e argomentazioni inoppugnabili. Non è facile neanche accettare di aver sempre torto, sai? Da quanti anni ci conosciamo? Beh, ecco, ricordo che mi hai dato ragione una sola volta. Se non ricordo male, era una disputa sulle armi. E ho dovuto riconoscere che ne sapevi più di me. Ora che mi ci fai pensare, anche un'altra volta ho dovuto darti ragione. Si parlava di emorragie. A qualcosa sarà valso studiare medicina indefessamente ed esercitarmi nel tempo libero.
al poligono. Beh, vedi, tu ti interessi di più ai corpi, a come risanarli e a come spegnere la vita che li anima. Io mi interesso di più alle anime. E ai cervelli. Quelli, a mio parere, resteranno sempre un punto oscuro per la scienza. Ma tu sembri conoscere perfettamente la mappa di quelle circonvoluzioni e le contorsioni dell'animo umano. Io, francamente, alle volte, alla ricerca continua, preferisco l'assenza di pensieri. Mi è impossibile, caro mio. Non riesco ad immaginare nulla di più simile alla morte che l'interruzione del flusso ininterrotto di pensieri che mi attraversa. Un po' come un torrente di montagna che porta sempre una nuova linfa, una nuova forza con sé. E che per me sono l'essenza della vita stessa. Ma la vita è anche piacere puro, estasi, sentire la vita più che studiarla. Beh, vedi, per me l'analisi ininterrotta è eccitante quasi come l'esplorazione di un corpo femminile. Ma neanche quello ti concedi più oramai. Te l'ho detto. Assenza. Assenza di desideri. È questo il mio nirvana. Invece siete sempre troppo nervosa, agitata, addirittura furiosa. Ma perché non vi godete la vita come potete? Voi che potete? Ma è vita questa? Non è piuttosto un carcere dorato? Io pagherei per un ergastolo così. Volete far cambio con la mia vita? 7 figli in una stanza. Mia madre che non sa come far arrivare in tavola abbastanza per tutti. E mio padre che si spacca la schiena al lavoro. E poi la spacca a noi quando ha bevuto troppo. Bere? Questa potrebbe essere una consolazione. E magari ubriacarmi anche una volta. Ma che dite, signora? Bere porta solo sulla strada della rovina. L'ho visto con mio padre e con mia zia. Alla fine è andata in galera perché ha tirato un coltello da cucina al marito durante una litigata tra ubriachi. E l'ha ucciso? No, per carità. Peccato. Ma cosa dite? Pensavo al mio di marito. E accetti i progetti che ho per lui. Niente, ho cercato anche sui ripiani più alti dello sgabuzzino. Arsenico non ce n'è. Ma poi a che ti serve, scusa? Niente, per i topi in cantina. Vorrà dire che ne comprerò dell'altro il più presto. Eccolo che arriva. Per la quotidiana visita del carceriere alla detenuta. Sei ingiusta. Si accontenta di un saluto al giorno di mezz'ora. Giusto per salvare un po' le apparenze. E poi sei libera di fare quello che vuoi. Cioè nulla. Sempre qui con te, con Carla. I miei gingilli, i miei gioielli, anche quelli comprati da lui. Ho capito. Magari vorresti fare un bel giro per l'Europa. Andiamo a Vienna. Ma proprio non capisci. L'unico viaggio che vorrei fare sarebbe fino al cimitero. Per lasciare dei fiori sulla tomba di mio marito. Da vedova inconsolabile. È venuta seconda la contadina. Ha portato un po' di uova fresche. Ecco, da qua. Che ora gliela regalo io un'emozione imprevista a quello lì. Ma signora... Ma che fai? Colpito. Peccato, sulla spalla, speravo proprio in mezzo alla testa. Tu sei fuori di te. Sì, però ora sale e non deve trovarvi qui. Torna nel ripostiglio. Ma è proprio qui accanto. Ma è polveroso. Che festa rotisco. Implodi piuttosto e ora sparisci. Signora, il signor Leonardo chiede di vederla. Ma certo, che si accomodi. Buongiorno. Se vogliamo chiamarlo così. In effetti, mentre salivo qui, qualcuno mi ha lanciato addosso un uovo. Ho affidato la giacca a Carla affinché provi a porvi rimedio. Carla è una donna preziosa. Ci riuscirà senza meno. Vorrei saper togliere bene le macchie come fa lei. Quelle della vita. Ma tu non ne hai bisogno. Vedi, la tua vita è tersa come un cielo estivo. Ma come puoi dire questo? Non vedi come sono tesa, agitata e infelice? Non osare parlare di felicità. Tu, che hai ucciso la mia. Ma sei sempre il ritratto della tranquillità. Beh, perché lavoro.
Faccio girare gli ingranaggi e la nebbia si dirada. Io invece non so farli girare? Anche troppo. Girano talmente in fretta che vanno fuori giri. E la nebbia si infittisce. Lo fai apposta, sempre così. Mi confondi con i tuoi ragionamenti contorti. Sono limpidi percorsi del pensiero, mia cara, che evidentemente sfuggono al tuo animo adombrato. Ma non te ne curare, goditi la tua casa, i tuoi gioielli, i tuoi abiti. E tu? Come vivi tu? Come un pascià, senza ombre, dubbi e desideri. Ecco, lo vedi quest'uovo? È fresco, ricco di potenzialità, ma anche di possibilità di dolore. Beh, vedi, io lo foro con uno spillo e me lo bevo. È bellissimo, perfetto e finalmente vuoto, pacificato. A domani. Ma la mezz'ora non è ancora terminata. È che non vorrei avere sulla coscienza un povero uomo soffocato. Maledetto, maledetto. Meno male che se n'è andato. Ma stavo tirando le cuoia. Sarebbe stato meglio, forse. Ma che dici? Magari mi riprendeva a casa. Ma neanche questa soddisfazione mi ha voluto regalare. Così non va? Ancora un po'. Ma è mezz'ora che giro. Ci vuole pazienza. E io ne ho tanta, tanta, ma tanta. E mai quanta ne ho io. Se non ci fossi io che ti allargo la mente con la filosofia. L'unica cosa che so con certezza è che più so e più so di non sapere. Ecco perché ti chiamo Socrate e non Candido. Che poi, con tutto quello che ho combinato nella vita, tanto Candido non mi ci sono mai sentito. Allora, così va bene? È impazzita. Ecco, lo sapevo. Fanno tutte così con me. Io me ne prendo cura, amorevolmente, giorno dopo giorno, senza risparmiarmi. E alla fine... dovete buttarle via. È la dannazione dell'intelligenza, caro mio. Sì, ma senza la benedizione del sentimento. Ma quale benedizione? Confusione, piuttosto. Alzo le mani. Siete un caso disperato. Carla! Carla! Fatti dire chi è che bussa in questo modo e mi raccomando, dì a Giorgio di restare nascosto. Vado, vado. Voi restate qui. Ferrita! Metta giù le mani! Ferrita, sei tu! Bah, credevo di meglio. Ah, eccoti qui! Ma come vi permettete? Non potete entrare in una casa onorata come questa in condizioni simili. Onorata? Se sono qui è solo per cercare una ragazza un po' disonorata. E bevida, mi dicono, è la migliore della città. Carla, va a controllare l'altro cliente, il signor G. Ma... va, ti dico. Allora, posso abbevidarmi o no? Se è quello che volete. Oh... ma il nome è proprio quello giusto. Bevida rara e preziosa. Quanta grazia. Un attimo di pazienza, signore. Non siate frettoloso. Non volete bere qualcosa? Sì, voglio bermi tutta te. Ecco.
Eccomi, signora, è venuta anche seconda. Se avete bisogno di aiuto. Ma che succede? Io voglio pagare, e non pensiate che non possa permettermelo. Quanto devo? So che certi servizi vanno ben ricompensati. Mettetelo via quel portafogli gonfio. Stasera sono tutto un po' gonfio. Adesso vi sgonfio io. Come vi permettete di trattare la signora come fosse una sguadrina? La signora? Ma bevita! Vi sbagliate. Siete a casa di Silvia Galanti. La vostra Pepita esercita la sua professione al piano di sotto. Oh, ma questo è davvero increscioso. Vi chiedo scusa, signora. Non credo che le vostre scuse basteranno a mio marito. Non sarò certo io a tirarmi indietro su una questione d'onore. E sono pronto a scusarmi formalmente per l'equivoco. Ciao! Ecco qui, questo è il mio biglietto da visita. Pronto tutto per spiegare che si è trattato solamente di uno spiacevole equivoco. Ora uscite, sono troppo turbata. Uscite! Avete sentito cosa ha detto la signora? O devo spiegarvelo meglio io? Il marchese Mangiorini sa sempre quando è il momento di uscire di scena. Come un attore alla fine del suo monologo. Signora, signorina, cosa? Mi ha fatto bene, che mi crediate o no. Ma ora, per favore, lasciateci soli. Certo, signora. Posso fare altro per lei? No, grazie. Io esco allora. Devo fare un po' di compere. Ah, eccovi qui. È fatta. Di che parli? Ho la soluzione. Finalmente la smetterà di trattare tutti noi come fossimo burattini. Mi fai paura. È giusto, perché sto per compiere finalmente la mia vendetta. Ma prima ti va di ballare. C'eri per difendermi. Ho pensato fosse meglio non svelare la mia presenza per salvare la tua onorabilità. Onorabilità? Che parola vuota. Proprio il vuoto di cui parla sempre lui. Ma ora questo vuoto lo perderà. Sarà indispensabile per la sua onorabilità di marito che sfidi questo giovanotto. E chi è? No, non può essere. Ma questo è uno dei migliori direttori della città. Perfetto. Ma t'ha chiesto scusa. Sarà pronta a riparare ad ogni modo. È un uomo per bene. Con me si è comportato da mascalzone. Mio marito gliene chiederà conto. Ora va. Va subito ad avvertirlo.
Tu di duelli te ne intendi, no? Finalmente è tornata la luce. Buongiorno. Buongiorno, anche se non so se considerarlo tale. E perché no? La temperatura è calda, il sole splende, la mia partita prosegue indisturbata. Cosa volere di più? La vita, ad esempio. Ah, io me la godo. Con la mia musica, i miei scacchi e soprattutto la mia pace. La situazione potrebbe essere alterata. È accaduto un incidente. Un incidente grave, ma non irreparabile. Sei impazzito! Io sono perfettamente lucido, amico mio. Ma Mangiorini è imbattibile! Meglio! Non vogliamo ferite gravi o invalidità permanenti. Nessuno deve diventare un peso per la società. Piuttosto che sia fatta pulizia. Ma che dici? Troppa ignavia, vigliaccheria in questo mondo. Vieni, prendiamo una boccata d'aria. Ci vogliono uomini decisi. Uomini con le capacità di Mangiorini. Che facciano un po' di vuoto. Io non ti capisco. Sembri sottovalutare la situazione. Al contrario. E adesso, scusami, devo continuare la mia partita a scacchi e riflettere sulla prossima mossa. Ti saluto, amico mio. E adesso vediamo come muove l'alfiere. Non riesco a capacitarmi. Perché? Non gli bastava chiedere soddisfazione? Un risarcimento? Mangiorini non si sarebbe tirato indietro. Non è un uomo violento. Ma Leonardo sì. Ma come? Dice che ha rinunciato a tutto. Ha fatto il vuoto dentro di sé. Come può dedicarsi alla violenza? Non esiste solo lo scontro fisico, mia cara. Quello mentale a volte è anche peggio. E nelle battaglie della mente, Leonardo è il più abile dei generali. Sembra divertirsi a mettere a disagio la signora e anche tutti gli altri, a dire la verità. È il suo passatempo preferito. Vuol far valere la sua superiore lucidità e mettere in imbarazzo il prossimo. Ma proprio per questo non capisco. Perché rischiare la vita con la quasi certezza di perderla? Ma sai, questo effettivamente è strano. Perché Leonardo non gioca quasi mai una partita se non ha l'assoluta certezza di vincerla. E se fosse arrivato al proposito che tutto questo vuoto che ha fatto dentro di sé lo ha stufato? E se volesse farla finita? Che può entrare nella sua mente?
Io ci ho rinunciato, anche quando discutiamo di filosofia. Lui entra nei meandri del tuo cervello e ti manovra. Oh! Finalmente! Il marchese Spicchi. Non vedevo l'ora che arrivasse qualcuno competente sull'argomento. La competenza è il mio mestiere. Solo l'anno passato ho assicurato la regolarità di ben 21 duelli. Cosa accadrà domani? C'è una sola possibilità di sventare la tragedia? Chiaramente, essendo questa offesa all'onore di quelle irreparabili che ledono gli affetti familiari. Ma che bella vista! Posso? Prego. Quello che si svolgerà domani sarà un duello all'ultimo sangue. Ovviamente, se fosse stata un'offesa minore al primo sangue, allora forse i contendenti avrebbero potuto usare un'arma bianca, interrompendo la contesa non appena uno dei duellanti fosse stato ferito dall'altro, anche in modo lieve. Ma vista la gravità dell'oltraggio, in questo caso non c'è altra via percorribile che un duello alla pistola, all'ultimo sangue. Ma all'ultimo sangue significa che ci si ferma solo quando l'altro è morto. Certo, questa è la prima regola. Non ci si può tirare indietro per non essere accusati di viltà o felonia. A meno che... A meno che? Come succede in alcuni casi, un'interposta persona non prenda il posto dello sfidante o dello sfidato. Solo in questo modo nessuno perderà il proprio onore. Ma l'onore non si può togliere, si può solo perdere. Ma si può decidere di perdere la vita per serbare inviolato il proprio onore e la propria rispettabilità. Il sentimento della propria dignità e la coscienza dell'alto valore morale che ha la buona reputazione e di conseguenza il costante desiderio di non demeritarla, possedendo quelle qualità che procurano la stima altrui, come l'onestà, la lealtà, la rettitudine e la serietà, rendono un uomo d'onore. E se muori per qualcosa che ritieni importante, allora avrei avuto sia l'onore che il coraggio. Belle parole. Ma a me mettono i brividi. Ma ora, signori, devo andare. Il duello, come di consueto, è fissato alle prime luci dell'alba. A domani. Dicevo, il mio assistito non vuol sentire ragioni. Ma gli avete spiegato che era in buona fede, offuscato dall'alcol e che appena chiarito l'equivoco ha mostrato totale disponibilità a riparare il mio torto. Dice che la sua onorabilità compromessa può essere risarcita solo con un duello. A mani nude? No, non credo. Allora, all'arma bianca! State fermo! No! Sembra che voglia alzare al massimo l'asticella del rischio. Senza invalidità, ha detto. Allora è la posta più alta, alla pistola. Rapido, risolutivo e quasi indolore. Credo che questo sia il suo volere. Come credete? Qui si tratta della sua vita. A quanto pare non la tiene molto in conto ultimamente. Ha dato a me piena facoltà di rappresentarlo e disporre di lui. Ma non posso neanche parlargli per un tentativo di riconciliazione. Sapete che chi rischia di più è lui. Non vuole incontrarvi. Ha affidato a me anche l'atto formale. Ecco. Siete sfidato per l'onore della moglie di Leonardo Sala, brutalmente violato nell'irruzione della di lei Magione. E sia, affido anch'io a voi la cura di tutte le formalità del duello e attendo conferma di luogo e ora. Ah, e questo lo tengo per me, lo terrò per ricordo. Mi ha portato la borsa, era rimasta a casa di mia suocera. Grazie. Meno male che siete intervenuto per tempo, altrimenti chissà come finiva stamattina. Non potrò essere sempre così risolutivo, ma almeno tenterò di tener fede al giuramento di Ippocrate. Ne avete salvate di vite.
Sì, ma forse una. Una a cui tengo in particolare mi sfuggirà fra le dita. Cosa sono quei ferri? La speranza di salvare qualche vita. Anzi, una in particolare. Con i proiettili non si sa mai. Entrano dove non si sa e dentro chissà dove si insinuano. Ecco, questi sono strumentini indispensabili per l'estrazione. Esploratore. Specillo di Nelaton. Tirapalle a forbice. Oh, guarda, questo modello inglese da quanto non lo uso? Bellissimo! La morfina. E gli aghi? Ecco, mi pare ci sia tutto. Il necessaire della signora con la falce. La valigetta dell'ultima speranza. Solita. Ma non è un giorno solito oggi. Abbiamo il dovere di non disturbare il suo sonno. Beh, se è l'ultimo desiderio del condannato. Ma che dite? Il signor Leonardo ha uno splendido futuro davanti a sé. Così mi ha detto ieri sera prima di coricarsi. Beato lui che ha la fede che lo sostiene. La fede nella ragione. Questo è il suo credo. Una fiducia cieca nelle virtù del raziocinio. Che però non gli ha impedito di fare una scelta suicida. Io sono confidente che tutte le sue scelte si riveleranno vincenti. Ah, accomodatevi. Buongiorno, a disposizione. Buongiorno, allora è pronto? Sarà pronto quando sarà l'ora giusta. Ma è pazzo. Io che sono il suo secondo non ho preso sonno. Sono rimasto sveglio tutta la notte. Io ho avuto un incubo. Sentivo gli spari e il sangue dappertutto. E una donna che piangeva disperata. Banali proiezioni di un immaginario borghese. Io non ho capito a che gioco state giocando qui. Ma attorno alla mia signora, era molto turbata. Succederà fra pochi minuti. Fra pochi minuti io non posso farci niente. È tutto deciso. Sbaglio o eravate voi a desiderare tutto questo? Non era il vostro piano perfetto? Sì, lo so. Ma adesso che sta per accadere, vorrei che ci fosse una deroga, una seconda possibilità. La vita spesso è così. La partita si gioca su una puntata secca. Chi è? No, devo parlare assolutamente. Fatemi passare. Signora, vi chiedo perdono per l'intrusione. A quanto pare è una cattiva abitudine che non riuscite proprio a superare. Ho cercato di fermarlo, ma... Non preoccuparti. Piuttosto va a sentire se Seconda può fare un salto quassù. Io intanto parlo con il signore. Sicura? Sicura. Allora, a cosa devo questa visita? Al mio desiderio di manifestare il pieno pentimento per la mia azione e chiedervi un tentativo in extremis per arrivare a una soluzione pacifica della controversia. Non credo sia possibile a questo punto. Ho parlato con mio marito ed è deciso a non recedere dal suo proposito. Conosce la mia fama. Vi ha preceduto. Dunque, sa che il rischio è estremo. Non potrebbe saperlo meglio. Quindi sarà quello che il destino vuole. Il destino? E gli esseri umani. I miei omaggi, signora. Arrivederci. Cosa voleva? Devo inseguirlo, picchiarlo. Tutt'altro. È venuto animato dalle intenzioni più pacifiche, che ho rigettato. E quindi il duello si fa? All'ultimo sangue. All'ultimo sangue. Buongiorno a tutti.
Ma stai ancora così? Certo, perché no? Ma è quasi l'ora. Io sarò pronto per la solita ora. Adesso faccio colazione, come sempre. E dopo continuerò la mia partita a scacchi. Ma come puoi pensarlo? Fra 10 minuti hai appuntamento nel giardino di sotto per il duello con il marchesino. Non io. Lui. Io? Lui? Certo. L'onore violato ricade nella sua giurisdizione, non nella mia. Come sarebbe? Il marito sei tu. Ma il vincolo di fedeltà spetta a te. Ed eri nella casa mentre avveniva il misfatto. Ma non hai fatto nulla per salvaguardare la tua donna. Come vedi, spetta a te. Ma non puoi rifiutarti di duellare. Fra le prerogative dei secondi, se non sbaglio, c'è anche quella di sostituire chi assistono. Quindi devo andare io. Siamo alle mosse finali. Signori, è il momento. Il marchese Mangiorini, il suo padrino e il suo secondo stanno di sotto. Non possiamo farli aspettare a lungo. Ci tenevo a dirti che sei sempre stato fra gli uomini che ho rispettato di più. Bel modo di rispettare, quello di prendersi la moglie di un amico. Eccola, la prova del mio rispetto. Vado. Arrivo. Ancora una mossa e la partita sarà conclusa. Scacco alla regina e scacco matto. Il suo non lieto fine e vorrei presentarvi i nostri protagonisti. Andiamo in ordine sparso, eh? Il marchese Mangiorini.
Piero Socrate, Luca Bellavita, il dottor Barella, la nostra Marta Marino, il povero Giorgio Michele Mantegna, il Maltese Spicchi, vi voglio qui con me, la nostra Silvia, il nostro Leonardo, Antonella Colapinto. Ho dimenticato la piccola Alessandra Della Pace. Tutti, perché stasera ho visto l'emozione, il calore, la relazione, la forza dell'incontro di tutti questi attori che hanno dato vita a uno spettacolo che spero vi abbia convinto, vi abbia emozionato, vi abbia in qualche modo fatto sorridere, e non soltanto. E devo ringraziare anche per tutti i movimenti coreografici, li avete visti anche ballare arditamente in questo spazio, Giovanna Nicodemo. Per il coordinamento Maria Laura Riccardi, per la scenografia Salvatore Matrì. E quindi dire grazie ovviamente a la regia a Teo Bellino. Tutti voi, il teatro è questa energia, lo spettatore non è una parte passiva, lo spettatore è parte dello spettacolo, e stasera vi sentivo e vi sentivano tutti, credo, molto vicini. Grazie, perché è stata un'annata strepitosa, ora si continua, martedì inizia il nostro corso estivo, partiamo con la Locandiera, un allestimento di Goldoni che vedrete in scena a ottobre. A proposito, se lunedì sera voleste sentirvi in forma, potreste fare un salto a Magma Love Space e provare in forma danzando, sempre a cura di Giovanna Nicodemo, ma questa è una sfida d'altro livello che proveremo anche quest'anno. Grazie a tutti, buon divertimento, buona serata, buon estate. Mario, non si chiude, siamo alle mosse finali.